termina con il risultato di 8-0 la gara interna del Manfredonia Calcio contro il malcapitato Foggia Incedit. Il Manfredonia che va subito in vantaggio al quarto minuto, azione dalla destra con tiro di Grumo che si stampa sul palo. La palla poi carambola sui piedi di un difensore ospite, il Palmieri, e termina in rete. Al sesto Manfredonia pericoloso in area ospite con Ola, il suo tiro termina alto. Ottavo minuto, è il momento del raddoppio bianco celeste. Trotta entra in area e viene atterrato. L'arbitro, il signor Nasca di Bari, non ha dubbi e decreta il calcio di rigore trasformato dallo stesso capitano bianco celeste. Quattordicesimo, Bruno fa tutto da solo, prende palla a centrocampo, supera due difensori e trafigge il portiere ospite per il 3-0 per il Manfredonia. Ventitreesimo, Trotta a incursione in area, il suo tiro viene rimpallato da un difensore ospite e poi termina di nuovo sui piedi dell'attaccante biancoceleste e l'azione sfuma. 24esimo, 4-0 per il Manfredonia, con un cross dalla destra, il capitano Trotta, sempre puntuale all'appuntamento con il gol, deposita la palla in rete. 33esimo, l'Incedit si fa vedere in area di rigore biancoceleste con Guerra, il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere biancoceleste Ciribe. Nella ripresa al secondo minuto gli ospiti vanno in avanti e tendono di sorprendere la retroguardia biancoceleste, ma Ciribe para sul capovolgimento di fronte e Grumo con un tiro da fuori area a perforare il portiere ospite per il 5-0. 26esimo, infortunio per Del Prete che si lascia sorprendere da un tiro senza pretese di Pelosi, da poco in campo al posto di Grumo, ed è 6-0 per il Manfredonia. 40esimo, l'altro neoentrato Santoro entra in area e deposita la palla in rete su una corta respinta di Del Prete, 7-0. Due minuti dopo, gol fotocopia del Manfredonia, sempre di Santoro e sempre per una respinta corta del portiere ospite Del Prete, che fissa il risultato finale sull'8-0. Dopo questa gara il Manfredonia è a quota 52 punti in classifica, a 3 punti sempre di distacco dallo United Sly, che domenica prossima sarà ospite al Miramare per lo scontro al vertice, con inizio della gara alle 17:30.